Presidente, oggi inauguriamo un centro importante perché si parla questa volta di sociale. COF Cooperative con un'azione sociale, di che si tratta? Ma oggi è l'occasione non solo di inaugurare ma soprattutto di divulgare quelle che sono le nuove opportunità che la stessa regione, lo stesso welfare sta portando avanti per tutte quelle che sono le opportunità delle nuove risorse messe a disposizione sui PAC. Sono sostanzialmente quelle opportunità che le nostre cooperative sociali possono usufruire per poi dare quei servizi agli anziani e ai bambini laddove ormai non si riesce più a intervenire direttamente con gli enti pubblici e per cui si affida ai comuni e quindi ai privati la possibilità di svolgere questa attività. Ci troviamo in un'azienda di tipo sociale e qui abbiamo messo in piedi una opportunità che viene data alle famiglie di coltivarsi il proprio orto e quindi questa grande opportunità che ogni famiglia può non solo risparmiare in quello che è la spesa giornaliera ma soprattutto di capire che cosa significa agricoltura e soprattutto vedersi piantare, crescere, raccogliere un frutto dà anche il senso di quella che è poi la vita che giornalmente noi nella normale attività non riusciamo più a seguire, quindi perché diamo tutto per scontato che il cibo lo solo si trova sulle tavole e non riusciamo a dare il giusto valore attraverso questa azione che da una parte è sociale, da un'altra parte anche culturale, ci permette poi di raggiungere un po' quella che è l'attività importante del mondo della cooperazione, quella di essere sempre di più tra la gente e creare quella solidarietà e quella partecipazione di tutti in un mondo quotidiano che diventa sempre più difficile. Il dirigente dell'assessorato al welfare della Regione Puglia, un'iniziativa questa importante, ecco quali saranno poi le opportunità che potranno ottenere questi foggiani e quindi praticamente il contributo della regione quale sarà? Noi siamo in una fase molto importante della programmazione sociale regionale, questo è il terzo piano regionale che viene approvato da questa amministrazione e quindi si apre una stagione anche per i territori, per il comune di Foggia, per tutti gli ambiti territoriali di questa provincia, di costruire il nuovo sistema locale dei servizi. E naturalmente tutto questo in un momento molto particolare, dettato e caratterizzato diciamo, dalla condizione di crisi che sta attraversando il nostro paese, quindi il tema fondamentale del nostro impegno, del lavoro di oggi è la sostenibilità finanziaria di questo programma. Lo sforzo che ha fatto l'amministrazione regionale è uno sforzo significativo. Attendiamo qualche segnale di conforto in questa direzione anche dal governo nazionale, ma ci sono buone probabilità che riusciamo a costruire davvero un sistema di servizi che sia all'altezza della domanda delle persone. Michele Gravina, direttore Area Sud Banca Etica, oggi si parla ancora una volta di sociale. Ecco, perché siete vicini a questa iniziativa? Quali sono gli scopi? Allora, Banca Etica nasce per finanziare il mondo del sociale, quindi in queste iniziative dove si discute di innovazione sociale e che vede coinvolto il mondo della cooperazione sociale, il mondo dell'associazionismo, Banca Etica c'è e porta il suo contributo in termini di idee, non solo in termini finanziari. Ecco, con l'iniziativa di oggi quale sarà il vostro impegno, nello specifico ovviamente? Sì, la sfida che oggi viene lanciata al mondo della cooperazione è quella di saper leggere le nuove aspettative del futuro degli enti locali, dei comuni, della regione. Allora Banca Etica potrà supportare con gli strumenti finanziari adatti quelle cooperative e quelle associazioni che vorranno cogliere questa sfida, in particolar modo a beneficio degli ultimi del nostro territorio e della nostra capitanata. Con il presidente di Feder Solidarietà Puglia oggi si affronta un argomento legato alla vostra specialità tra virgolette. Siamo a Foggia, questa inaugurazione di questo esperimento. Ma io al di là di questo esperimento chiederei com'è la storia in Puglia, cioè la solidarietà, le cooperazioni, come funzionano? Oggi siamo qui con le cooperative sociali e stiamo cercando di fare il punto per
perché siamo in una fase estremamente importante. Abbiamo il piano regionale delle politiche sociali in atto. Entro metà novembre gli ambiti devono presentare il proprio piano e quindi noi auspichiamo che insieme alle cooperative sociali si possa fare un bel piano di lavoro, un bel programma di lavoro per i prossimi 2 anni. Abbiamo sicuramente anche l'opportunità qui in Puglia di avere risorse che derivano anche dal piano di coesione e quindi a maggior ragione siamo chiamati a fare uno sforzo di elaborazione sia in termini di programmazione sia in termini poi anche operativi. A partire dal 2014 sicuramente in tutti i territori arriveranno risorse che possono vedere la cooperazione sociale un soggetto protagonista. Questa di Foggia è un esperimento o ce ne sono stati già altri in Puglia? No, qui in Foggia, oggi apriamo con questi percorsi anche diciamo formativi e a modi workshop esperienziali. Siamo convinti diciamo che questa possa essere un'occasione anche di crescita per il territorio, sicuramente. Momento di crisi, ovviamente gli enti pubblici, e quindi parliamo in questo caso della Regione Puglia, ma anche poi dei comuni stessi, hanno sempre più bisogno di denaro fresco e quindi il sociale viene purtroppo un po' messo da parte. Ecco, cosa si può fare, cosa riuscire a ottenere poi dalla Regione Puglia in questo caso? Beh, noi viviamo comunque in una regione dove l'attenzione al welfare è abbastanza forte, non ci possiamo lamentare. La Puglia è una regione che in questi anni è stata sempre attenta al welfare, sono stati investiti centinaia di milioni sull'infrastrutturazione sociosanitaria e quindi da questo punto di vista, come dicevo prima, oggi abbiamo anche le risorse che derivano dal piano di coesione e quindi diciamo non credo che siamo in un momento ancora in cui le risorse non ci siano. Qui in Puglia ancora il sistema regge, certo poi le risorse sono sempre poche, ma questo è un altro ragionamento. Chiudiamo con l'idea pubblico o privato, in questo caso comunque le cooperative sono private, la COF cooperative, in questo caso parliamo della vostra esperienza in particolare di Feder Solidarietà, pubblico e privato, insomma un buon connubio da auspicare che continui o cosa? Assolutamente sì, diciamo sicuramente in questi 20-25 anni credo che il terzo settore, il sistema della cooperazione sociale sia cresciuto molto e noi pensiamo che questa sia la strada su cui poter continuare. Tenendo presente che appunto diciamo noi siamo convinti che dobbiamo allargarlo il sistema, cioè noi in questo momento il sistema ha visto interloquire il soggetto pubblico e le cooperative sociali, le organizzazioni del privato sociale. Noi pensiamo che del welfare, della crescita collettiva di un territorio se deve far carico il sistema anche imprenditoriale, quindi noi dobbiamo essere capaci anche di attrarre risorse da parte di altri sistemi. Di sicuro diciamo, si parte da una buona sinergia tra il sistema pubblico e il privato sociale. Il nostro tentativo deve essere quello di far sì che questa sinergia si possa riproporre e possa coinvolgere altri soggetti del sistema locale.